Buongiorno, la mia mattinata inizia qua a Linate perché devo andare a Stoccarda in macchina. Mi hanno dato già una polo, peccato che io abbia un vestito. Vado a cambiarmi, va, polo. Maglietta messa. Zan 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 zan. Quale sarà vuota? Oh, scusa, ti ho colpito con una brioche. Ti ho fatto male? Era dolce. Mentre attendo che arrivino tutti qui in aeroporto per la partenza, vi presento la mia compagna di viaggio. È già, perché è una donna. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ti presento, sono Giulia e sono la nuova compagna di viaggio di Fiona. Sì. Ci spariamo bene. Oggi facciamo più o meno 600 km fino a Stoccarda e andiamo al Museo Mercedes a vedere il Museo Mercedes. Che vai? Come? Oh! Voi proverete 10 macchine che sono 10 classe Tribute Edition della Ponton 220 A, che vinse la 1000 miglia nel 56 nella sua categoria. Ci hanno spiegato praticamente tutto, ma tanto io sto in macchina con quella giovane che ha capito tutto lei, quindi vinciamo sicuro. Non sei tu quella giovane, non io. La nostra è la 504. Perfetto, quindi non è questa. Eccola lì. Wow. Saranno aperte. Opla. Tac. Tac. Io e Giulia siamo pronte per questa gara di regolarità. Stiamo partendo, siamo 10 auto. Vedremo chi se la caverà meglio. Questa è la nostra guida che dobbiamo rispettare. Allora basta, fate silenzio. Oh, abbiamo anche delle radio con cui possiamo comunicare tra di noi e io sono prontissima, voglio vincere. Questa dobbiamo segnare i tempi, quindi questa non va persa. E regola numero uno, e quasi l'unica regola oltre a rispettare i limiti di velocità, è fermarsi al furgoncino bianco. Vai! Fa un caldo bestiale, quindi vediamo di risolvere questa cosa. Pronte? Prontissima. Noi siamo su una classe Auto 506. Te la buchissimo. Allora, siamo a bordo di una Tribute 220 Ponton. Comunque, questo è il percorso che dobbiamo affrontare e qua troviamo tutte le indicazioni per arrivare alla nostra fantastica destinazione. Io devo mettere le coordinate, c'è scritto qualche parte. Usiamo questo metodo che usava Cristoforo Colombo con le coordinate, quindi dobbiamo andare al 46 26 41 e 8 50 41 est. Io direi avvia guida a destinazione. Ciao. Io rimango sempre stupita della definizione della camera posteriore di questa macchina. L'avevamo già provata ed è una cosa fighissima. Salve signor casellante. Sta già provando i rudimenti di auto, di auto che si guida da sola. Cioè, che paura. Bel volantino verde e quindi siamo in guida autonoma. A posto, vuoi un caffè, vuoi un giornale? La stupizione della nostra Giulia accade semplicemente perché in questo preciso istante siamo nel traffico della 4 e togli le manine. Lei. Allora, mani tolte, piedi, gambe tolte. Mantiene la distanza. Mantiene la distanza di sicurezza, segue le righe che ci sono per terra, la segnaletica. E il volante si gira o comunque tiene la strada in automatico. Vediamo adesso che non ha senza gambe, che paura. Senza gambe, senza mani, aiuto. Ok, la macchina sta accelerando da sola, lei non sta facendo niente. Vediamo adesso come frenerà. Sta già frenando? No, sta andando. Quindi attraverso esatto, quindi mantiene i limiti di velocità, segue la macchina che la precede e frena mentre la macchina davanti frena.
Bentrovati, ci sta anche. Ah no, ho sbagliato la musica, aspettate un attimo che ho sbagliato il bottone della musica, devo cambiarla assolutamente appena trovo come fare qua. Ah, ho cambiato la musica perché ci sta anche di collegarsi con le strade d'Europa, dove in modo assolutamente avventuroso, l'avventura non la fa lei, la fanno quelli che la incrociano mentre lei guida. C'è la nostra influencer Fiora, buongiorno, ciao, come stai? Buongiorno Luca, molto bene, siamo in viaggio, ci stiamo dirigendo verso la Svizzera. Allora, intanto di dove sei, in che tratto della strada sei, per favore? Stai facendo delle domande troppo difficili. Allora, la prossima uscita è Lario. Lario. Sono sulla Lario. Ah, Lario, okay. Uscita Lario, la quindi sull'autostrada di Lario. Quindi, se vedete un'automobile, una Mercedes, circondata da omini con delle bandierine a strisce bianche e rosse. C'è anche un numero 504 sopra, non si può sbagliare. Ok, se vedete una Mercedes con il numero 504 sopra, con degli omini intorno che fanno largo tra le auto in viaggio, allora quella è la nostra influencer Fiora Ciaccalli. Dove vai? Cosa fai a fare? Perché? Dove? Quando? Allora, come? Stiamo simulando una specie di mille miglia un po' diversa, che tra l'altro la mille miglia avrà luogo settimana prossima. Al posto di partire da Brescia, siamo partiti da Milano Linate e stiamo andando verso Stoccarda. La destinazione è il museo Mercedes, quindi visiteremo il museo, ma nel frattempo durante questo viaggio faremo una gara di regolarità con altre 10 auto uguali identiche alla nostra, che sono 10 classe e Tribute 220 Ponton, una limited edition, ne hanno fatte solo 10, quindi se gliela distruggo vienimi a portare le arance in carcere. Certo. E quindi in tutta questa parte di strada testeremo le tecnologie dell'auto. Infatti ero già qua stupita perché ho messo la freccia e sono passato da sola. Oh, incredibile, davvero? Te lo giuro, ero terrorizzatissima. Però lei vede che c'è la strada sgombra, tu metti la freccia e lei proprio fa il sorpasso in autostrada. Allora magari una speranza di arrivare a Stoccarda ce l'hai, devo dire che c'è. Quello sicuramente, guarda, se guida lei io sono sicura che arriviamo. Ecco, tra l'altro così, sono curioso, mi ha detto guarda, rifacciamo la mille miglia, andiamo da Milano a Stoccarda. Dico, beh, insomma, tutto sommato niente male, loro vanno a rovescio però, insomma. Un percorso un po' particolare. Ma sai secondo me perché l'hanno fatto di mandarvi a rovescio? Perché non so se lo voglio sapere. Perché erano preoccupati che tu potessi incrociare quelli in gara vera, no? Allora, per evitare il rischio. Ma settimana prossima! Lo so, ma tu ci pieghi una settimana fa 500 chilometri. Vabbè, buon viaggio allora! Ciao. Grazie mille! Ciao! Buon divertimento, grazie ovviamente. Allora, una Mercedes con il numero 504 sul cofano, avvisiamo la protezione civile. Vai, intanto ascoltiamo i Police con Every Little Thing She Does Is Magic. Gara di regolarità. Se avessi saputo che era una gara di regolarità io non avrei partecipato, perché ci sono dei calcoli da fare. Ma io e la matematica abbiamo litigato da piccoli, uffa. La prima tappa prevede 114 minuti. Dobbiamo arrivare prima dei 114 minuti, non dobbiamo arrivare neanche dopo. Quindi bisogna tenere indicativamente, vediamo qua, 78,42 chilometri orari di media. Arrivati alla nostra prima tappa, abbiamo l'omino che ci fa segno di andare. Fermi, fermi, al foglio. So, siete in ritardissimo, vai, vai, passa. Come siamo in ritardissimo? Siete in anticipo voi, per questo vi ho fermato. Giuste. Siamo giuste. Vedo che 100 punti penalità, dai. No! 50 euro possiamo fare 48. No! Quindi abbiamo perso. C'è chi fa di peggio, vai. No. Questo non è consolato. Oh raga, ci siamo perse chiacchierando, siamo in ritardo di 5 minuti. Abbiamo anche il limite di velocità però, quindi dobbiamo cercare di recuperare. Siamo arrivati in un villaggio della Svizzera, sconosciuto, in super ritardissimo di 4 minuti. Io e te la mille miglia possiamo vincerla insieme, vai! Beh, ma compensiamo, dai! Di con cosa? Con prima, che siamo arrivati in anticipo! Siamo in ritardo, c'è brutto tempo, ci manca solo che il cibo non ci piaccia, siamo a posto! Siamo a posto! Qua. Vai, vai, dal pulmino! Lì! Lì, corri, fregatene di questo che sta arrivando davanti, passa prima tu! Segna 30, dai! Stiamo cercando di corrompere l'omino dei numeri, ce la faremo? È 31! Ma no, ma avevamo detto 30!
siamo passati dai 22 gradi di casa ai 13 della Svizzera. Ma siete matti? Chi ha spento il riscaldamento? Oh. Io ho fame. È appena arrivata la classica pasta svizzera. Di che cosa sa la pasta svizzera? Olio e cioccolato. Ah, cioccolato è nascosto. Il nostro leggerissimo pranzo qui in Svizzera è terminato. Leggerissimo perché stanno salvaguardando la nostra salute. Metti che ci addormentiamo in macchina, che già dobbiamo andare a 70 all'ora, non va bene. Cintura, forza, giro la macchina, start, retro, forza, 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 dai, 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 produrre, 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 veloce. Quattro, tre, due, uno. Ciao! Ciao! Quanto manca la Germania senza limiti, forza! Oh, siamo in Germania, non ci sono più i limiti di velocità, presto! Molto bene, mancano solo 30 km e siamo arrivati a Stoccard dopo ben 527? 26 km. Porca miseria, ci hanno anche tenuto a stecchetto, quindi siamo belli svegli. Intanto ci siamo divertiti un sacco perché senza limiti in Germania più di 120 non siamo mai andate, eh? Io ve lo assicuro. 120 per... Giurin giuretta. Parola di principessa. Dici che siamo ferma, dici che siamo in anticipo. Ma noi siamo in anticipo. Ben arrivati. Siamo arrivati al Classic Center. Finalmente non ce la faccio più, sono stanchissima, a pezzi, è stata una guidata molto molto lunga. Comunque sono appena arrivata al Classic Center, che da quello che ho capito è un'officina per le auto storiche di Mercedes. Quindi adesso andremo a fare un giro qui e poi ho voglia di tanta tanta birra perché non ce la faccio più. Qui in questo posto vengono restaurate tutte le auto storiche, o restaurate o riparate le auto storiche Mercedes, e ce ne sono un paio lì all'interno dell'officina e noi andremo a vederle. Sono stata subito cazziata dal mio compagno di viaggio che si chiama... No, non sono il tuo compagno di viaggio. Questo è un posto speciale dove non soltanto è possibile restaurare le macchine, ma soprattutto possibile ricostruirle nel caso in cui siano mancanti dei pezzi. Questa è la pompa dei freni di una Mercedes d'epoca, un pezzo che viene ricostruito. Come qui sotto sono semplicemente rocchetti dei cambi, che sono pezzi che vengono praticamente fabbricati dall'acciaio al pieno, quindi è tutta una lavorazione particolare. E te li fanno solo per te se hai una macchina storica, te li fanno pagare? No, te li fanno pagare è un altro discorso. Sostanzialmente sono dei pezzi unici. Esatto. Oppla. Allora, guardate qua dietro cosa abbiamo. Questo è il Classic Center, non è un museo. È un'officina in realtà. No, è un concessionario. È un concessionario per estremi cultori dell'automobile. In realtà alcune di queste macchine sono a tutt'oggi le macchine più ricercate tra i collezionisti. Mercedes ha fatto molte macchine nella sua storia, ne ha fatte alcune estremamente belle e alcune estremamente brutte, no? No, un paio che sono diventate icone. Questa è la 300 SL, la famosa Ali di Gabbiano. Questa è tra le due o tre macchine più belle della storia. Se quello che abbiamo visto prima era solo un'esposizione delle auto del Classic Center, questa è la vera e propria officina. Infatti qui vengono riparate, restaurate tutte le auto dei clienti. E che clienti? Spenderanno anche miliardi di euro per farsi riparare le macchine qui. Sono spettacolari. Stiamo facendo praticamente un giro nella vita di queste persone, perché qua dentro chissà chi ci ha corso in queste macchine, chi ci è salito, cosa ci ha fatto, sono, guardate che roba,
Hai visto come sono profonda? Che pensieri profondi. Questo è raccontare così. Fare il giro qui al Classic Center è come fare un tuffo nel passato. Sto facendo una fatica immane a non toccare niente. È difficilissimo perché andrei tutto a toccacciare quegli interni bellissimi, di pelle bellissima. Non posso. Il nostro tour del Classic Center termina qui. Andiamo a farci una doccia e poi papà! Credo di non ricordarmi più come mi chiamo, ma la carta d'identità mi aiuterà. Stiamo facendo il check-in hotel, abbiamo ben 15 minuti per farci una doccia e poi corriamo a mangiare perché ho fame. I minuti per cambiarsi e farsi la doccia erano troppi pochi, quindi non vi ho fatto vedere la stanza, ma non c'era molto a vedere. Adesso vi prego, portatemi a mangiare perché io non ce la faccio più, vi prego. Ah, sono io. Spaventata. Tu hai fame? Abbastanza. Tu hai fame? Adesso ti mangio. Sì, allora la risposta è sì, molto bene. Tu hai fame? Io ho fame. Alte Kanzlei, mi fido di te, cosa vuol dire alte? Alte vuol dire vecchio. Bene. E Kanzlei? Mi stai dando dell'alte? Mi prendono fuoco con i capelli. Comunque si vede che io e lei siamo quelle giovani, perché la prima cosa che abbiamo cercato è stato il wifi ed è gratis. Fame. È arrivata la parte migliore della cena. La faccia di chi ci vuole male sempre, anche per accelerare devi tenere sempre schiacciato la X. Per te non è la X, questo qua. Preparati che stiamo. Tu sei questo qua. Lo so io con lui. Devi tenere sempre schiacciato. Ma va? No, io te lo dico. Sì, ma io non vedo un cazzo. Cioè, perché sei questo qua? Perché devi andare a destra e sinistra. Ma io avevo preso quell'altro, scusa, perché mi hai dato. Tu hai Luigi? Luigi? Chi l'ha deciso questo? Tu l'hai deciso. Ma è questa tua regola che è proprio. Ah, tu sei decimo, io no. La nostra serata si conclude qui. Io sono devastata. Non capisco più come mi chiamo. Come mi chiamo? Dove sono? Questo lo so, a Stoccarda. E quante ore dormirò? Perché domani alle 8 dobbiamo essere. Dove cacchio è la chiave? Non mi resta che augurarvi buonanotte. Ciao, madonna, ci vediamo domani. Ciao.